tutti ragazzi, qui Paul e LOL. Oggi siamo per fare cosa, LOL? Oggi siamo nel nono episodio del calciomercato, dove parleremo dell'Inter. Parleremo di nuovo dell'Inter, ma parleremo dell'Inter perché è uscita la notizia di Martial ieri. Ah, Perisic è molto vicino, sembra essere molto vicino al Manchester United, e l'Inter in, come contropartita vorrebbe 20 milioni più Martial. Che Martial più o meno vale una trentina di milioni, 35, quindi la cifra in cui Perisic, se verrà ceduto al Manchester United, di 55 milioni, una cifra molto alta. Sì, però insomma Martial non è un giocatore che può sostituire Perisic. Secondo te? È forte, però non è uno che può fare come Perisic. Secondo il tuo parere, qual è un giocatore che può sostituire Perisic? Di Maria. Di Maria? Di Maria, oppure Mané. Ma sono usciti questi nomi, sono sempre usciti per l'Inter. Sono usciti, però sono come tutti gli altri. Per adesso sono operazioni che l'Inter tiene segrete e che poi si saprà se vanno in porto. Sì, parlare anche di avvicinamento all'Inter, anche se c'è l'interessamento del Liverpool per Naby Keita dell'Ipsia, che l'Inter vorrebbe cercare di bloccare, anche se è un'operazione complicata. Anche se a centrocampo l'Inter vorrebbe prendere anche Vidal, che sta meditando l'avvio al Bayern Monaco, anche con l'arrivo di Tolisso, Kamis Rodriguez. Sembra che l'Inter abbia mollato Nainggolan per puntare tutto su Vidal. Sì, Nainggolan è stato mollato e l'obiettivo principale adesso o è Vidal o Pastore. Che però potremmo prendere solo nel caso di Joao. Forse l'Inter prenderà Vidal perché è il top per il centrocampo. Mentre Nainggolan l'ha mollato l'Inter, appunto, perché oggi... È anche vero che non potevamo fare questo dispetto alla Roma, anche se visto che hanno tre centrocampisti, tre attaccanti, tre difensori. Oh, infatti ha chiamato la dirigenza nell'azzurra e ha detto: no, non compriamo Nainggolan. Già sono 11, se poi togliamo quello non posso manco presentare. E quindi l'Inter sembra abbinato Nainggolan e punta tutto su Vidal. Poi forse Dalbert, che è sempre più vicino, l'allenatore l'ha lasciato fuori, non l'ha fatto entrare, l'ha lasciato in panchina. E c'è Tet. No, Tet è andato a Lione, l'abbiamo già detto in un altro video, quello del calciomercato estero, quindi sì. Lallo un po'... No, te l'ho chiesto per far ricordare di andare a vedere il video del calciomercato estero. Sì. E poi Paul, visto che sei interista, che altre notizie ci sono? Vabbè, altre notizie proprio, forse la mela che è sempre un pallino di Sabatini. La mela dovesse arrivare all'Inter, Suso andrebbe al Tottenham. Speriamo che Suso si rompa il crociato, così ci guadagna il Milan. Suso, tanto però se lo deve rompere, non avrebbe spazio, diciamo, nella rossa del Milan per una. Speriamo anche che André Silva si rompa il crociato, così può giocare il mio idolo. Ma tutta la squadra, Il mio idolo è Carlos Bacca, perché è l'attaccante migliore della Pure Serie Bonucci, A. Mo la tibia e perone si rompe. No, Bonucci appena fa le visite mediche. No, vabbè. Non facciamo non diciamo questo, però Bonucci... Che abbiamo davanti... Due tifosi milanisti, però è anche vero che speriamo che si faccia giustizia su come questi soldi siano arrivati al Milan. Con questa notizia possiamo chiudere il video. Sì, sì. Che appunto aveva come tema principale l'Inter. E poi ne dovremmo fare uno su tipo una tombola, perché chi vince diventa il capitano del Milan. Appunto. Perché è stato promesso a Donnarumma, non si sa chi dei due, perché ormai tutta la famiglia Donnarumma andrà al Milan. Poi a Bonucci, a Biglia, a tutti quanti, quindi faremo una tombola per decidere chi avrà la fascia da capitano per la squadra. Con ci sarà anche un nostro amico straniero che viene da Maccabi più o meno. Ecco, questa notizia possiamo chiudere il video. Spero che vi sia piaciuto, lasciate un like per sostenere la serie del calciomercato. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.